A volte è incredibile come si riesca a distrarre la gente. I mezzi di comunicazione ne sono esperti. Per qualche giorno, adesso che c'è Sanremo, tutti i problemi sono deviati dall'attenzione pubblica. Già ne parlano poco o nulla. Nella nostra amata Rai, nei suoi informativi, telegiornali, giornali radio. Ma adesso col Festival di Sanremo è possibile incrementare l'illusione che i problemi non esistano. E quello di Sanremo è il gioco di un prestidigitatore, di un illusionista, di un mago, che attraverso abili maneggi riesce a distrarre l'attenzione degli spettatori là dove non c'è nulla, deviandola da dove invece maneggia le cose che fa sparire. Dalla coscienza della gente sono sparite molte cose e passano in secondo piano, perché molte volte aprono il telegiornale con Sanremo, tutti i problemi connessi alla politica, all'economia, a tutte le cose che non vanno. Realmente ci serve Sanremo? Realmente ci serve pagare il canone della Rai per vedere Sanremo? Realmente ci serve pagare il canone della Rai per qualsiasi altra cosa? Gli inutili imbrogli della Rai e della nostra classe dirigente, pure quella che sta all'opposizione, sono smascherati ormai dalla rete, dalla web, dalla gente che come me parla in internet e da tutti voi che mi ascoltate. Veramente sono costernato. Chi ci dice che Sanremo ha avuto un così alto sharing, che il 50% degli italiani hanno seguito Sanremo? Chi ce lo può garantire? Ma è veramente così? E poi, quale altra scelta, quale altra programmazione valida avevano? Forse i giorni di Sanremo nessuno trasmette qualcosa di molto interessante. Un mio amico Sanremo lo chiama San Scemo e c'ha ragione. Io spengo la tele quando sento parlare di Sanremo e accendo un libro. Spero che voi facciate altrettanto. Non importa quale libro. L'importante è che riflettendo, leggendo e meditando uno si fa una coscienza propria e non segue il gregge, le masse, verso il precipizio dell'ignoranza e della incultura di tutte queste canzoncine moderne che non significano un cazzo, perché io preferisco la musica classica o la musica folclorica di altri tempi. Comunque Sanremo non è innovativo e non ha mai inventato nulla. Sempre cercato di far passare per cose innovative e rivoluzionarie delle formule commerciali. Quindi un altro programma nel quale io vi dico, io, anche io, non seguo Sanremo. E dalla prossima. Intanto vado a pranzare, sono le 13:46. E poi andrò a leggere un libro. Arrivederci e grazie di seguirmi.